Buon pomeriggio e tanti auguri a tutti. Sono veramente molto onorata di aver ricevuto l'invito a partecipare alla redazione di Savena Setta Sambro e purtroppo non posso essere presente oggi per altri impegni, ma mi faceva piacere mandare un saluto e una testimonianza. In questo numero sarà presente il primo articolo di una serie che riguarderà la costruzione dell'immaginario, del mito per la gente della montagna, ma non solo. In realtà si tratta di una serie di contributi che riguardano la ballata. La ballata è una modalità di narrazione cantata e danzata e drammatizzata che appartiene alla cultura di molti popoli. Si tratta di racconti che traggono ispirazione da leggende, da miti, ma anche da fatti reali, che vengono tramandati attraverso il canto, molte volte diffusi in epoche molto anche arcaiche, attraverso i cantastorie o contastorie, o attraverso musici, o attraverso compagnie d'arte, pensate per esempio alla commedia dell'arte, e che in questo modo di fatto sono diventati un tessuto comune di creazione dell'immaginario in tutta l'Europa. Nel nostro territorio, grazie alla memoria di alcune persone, e per Monghidoro ricordiamo naturalmente Maria Grillini o Clara Banzacchi, per esempio, questa pratica del racconto era mantenuta viva nella veglia, durante la quale si cantava, si ballava, si raccontavano storie e si cantava. Ci sono molti tipi di questi componimenti. L'uso di accompagnarli con il ballo è venuto a cadere per le generazioni adulte e si sa che anche l'uso della drammatizzazione delle ballate si è trasformato attraverso il maggio drammatico ed altri fenomeni in quello che noi oggi conosciamo come opera e melodramma. Ma è rimasta comunque la memoria del canto, nel canto corale, nel ballo e nella cultura infantile. Infatti le ballate servivano per dare anche ai bambini alcuni nuclei di cui avrebbero capito il senso solo nell'età adulta, ma che in qualche modo facevano attivare dei meccanismi di reazione alle difficoltà del vivere e del vivere sociale. In particolare le ballate trattano temi di conflitto molto spesso con esito luttuoso, anzi nel 90% dei casi. Conflitti che possono essere conflitti basati sul rapporto di coppia, su storia di famiglie, eccetera, ma tutti questi conflitti sono in qualche modo causano crisi di carattere sociale. In questo primo articolo ho scelto due esempi. Uno è una ballata infantile che tutti quanti in Italia abbiamo cantato, di provenienza originariamente proprio di questa zona della Toscana, ed è la storia del grillo e la formica. Abbiamo dei protagonisti che sono animali, quindi sono al di fuori del regno dell'umano, cioè del regno naturale. E questo, anche se da una parte rimanda alla favola, rimanda anche a una concezione unificante del vivere che ha la cultura popolare e che vede quasi mai non risolto. L'umano fa parte del naturale e di fatto l'utilizzare animali dà a questa storia non solo uno spostamento in un tempo e in uno spazio che sono l'indefinito, ma anche come genere. Non stiamo parlando quindi di una cronaca, stiamo parlando di un meccanismo che viene dato come scontato. Qual è questo meccanismo? È il dolore, fondamentalmente, e il superamento del lutto e della mancanza, che va superato in qualche modo comunitariamente attraverso dei riti comunitari. Nel secondo caso abbiamo invece una ballata di una bellezza incredibile, che fa parte di un repertorio di storie che risalgono a conflitti sicuramente di data medievale e rinascimentale, è la ballata di Riccardo.
Questa ballata è nota in tutta Europa in diverse versioni, ma la storia è più o meno la stessa. Di fatto, nel momento del matrimonio, il marito tocca la mano della moglie, questo viene ritenuto inappropriato, e quindi il fratello di lei uccide il marito, e di conseguenza la nuora, attraverso un colloquio con la suocera, pian piano scopre che il marito è morto. E così via. Anche in questo caso l'attenzione non è tanto sul fatto in sé, che viene accennato in una sola strofa, ma in tutto l'apparato che serve per superare questo grave momento di lutto e di mancanza. Quindi li abbiamo eseguita in maniera abbastanza semplice tutte e due, io accompagnata con Riccardo Tomba, che suona le percussioni, proprio anche per ricordare il legame molto stretto di queste storie con la danza, perché infatti solo fissandosi nella memoria corporea alcune cose che erano fondamentali per la sopravvivenza, come la sopravvivenza a un lutto, rimangono fisse poi nel comportamento delle persone quando man mano si trovano a fronteggiare nella realtà questo tipo di esempi. Ancora interessante è il tipo di parole, di linguaggio che viene utilizzato, specialmente nella ballata di Riccardo, che riportano anche a modi di concepire le relazioni intrafamiliari che adesso non sono più in uso. Per cui la relazione confidenziale della nuora è con la suocera. Perché nel momento del matrimonio il passaggio familiare era quasi una compravendita, anzi lo era, dato di fatto, e la suocera diventa sostituta della madre. E a questo si riferisce il termine concetta di mia madre, che viene ripetuto più volte e che fa riferimento al senso concepita come se fosse mia madre. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, colgo l'occasione per fare a tutti voi auguri per le prossime festività. Grazie. Quattro righe, di stili di
Suocera, non c'è la mia madre,
Oh, God.